il nostro gazpacho verde è pronto. Vi posso assicurare che è bellissimo, ma soprattutto buonissimo. Si fa così. Bene, allora è il momento del gazpacho. Chiaramente lo fa Barbieri, tutta un'altra storia, ma lo faccio verde. Per prima cosa abbiamo preparato del pane, dei crostini che ho già spadellato, già tagliato con questo bellissimo pane. Serve del pane un po' come questo, un po'... magari anche se lì da un giorno o due non è un problema, perché va tagliato proprio dei bei crostoni. E poi, niente, l'ho passati in padella con dell'olio, un po' di origano, un po' di spezie, l'ho fatto un po' di aglio, l'ho fatto un po' aromatizzato. Poi prendo delle verdure, in questo caso ho messo il cetriolo, eccolo qua, dei peperoni, eccoli qua, belli, lunghi, profumati, un pochino di... metto anche questo peperoncino perché mi piace l'idea, lo mettiamo dentro così. Poi dei pomodori, camoncino verde, eccolo qua, mettiamo dentro così. Poi prendiamo dell'aceto di sidro, eccolo qua, dell'acqua. Poi a un certo punto metto delle nocciole, delle noci macadamia. Queste le ho fatte tostare, le mettiamo in mezzo così. Prezzemolo, dello zucchero, così, ok. Poi anche un po' di olio extravergine d'oliva. Bene, poi mettiamo dentro dello yogurt greco, così. Poi va assaggiato. Bello interessante. Abbiamo la nostra salsa pronta, chiamiamola così, il nostro gazpacho pronto. Poi prendiamo del formaggio. Lo voglio marinare, lo voglio fare un po' piccante, così. Voilà. Prendiamo un po' di olio al peperoncino. Così lo facciamo un po' piccante. Perfetto. Poi aggiungiamo delle erbe cipolline, così, del pepe nero, bello abbondante, ok. Poi prendo dell'aglio a crudo, proprio una punta. Lo rimetto dentro, così, per gazpacho. Perfetto. Ok, ci siamo.
prendo il formaggio. Lo appoggiamo qua, sul fondo del piatto, così ne bastano due, così uno sopra l'altro, ok. Poi andiamo ad aggiungere il gazpacho, lo vado proprio a coprire. Modo, voilà, ci siamo. Metto un'altra fetta sopra, così aggiungo un po' di crostini, così una foglia di basilico. Beh, d'altra parte questo è un piatto freddo, una zuppa fredda. Addirittura io l'ho mangiato in alcuni posti dove dentro ti mettono anche dei cubetti di ghiaccio, perché più freddo è, più buono è. Così, qua qualche goccia di olio, un po' di olio al peperoncino e anche un pochino di olio al prezzemolo. Il nostro gazpacho verde è pronto. Vi posso assicurare che è bellissimo, ma soprattutto buonissimo. Veramente un piatto per l'estate pazzesco, veramente pazzesco. Guardate che bello. Solo per voi.